Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Riccafir e oggi, oltre a farvi vedere come ho ottenuto la Dark Matter, vi darò anche qualche consiglio per ottenerla nel modo più semplice e più rapido possibile. Allora, parto dicendo che in questa prima parte del video mi sono completamente scordato l'interfaccia, quindi dovrete vederla così, diciamo senza niente, solo con il feed uccisioni. Ma non vi preoccupate, tanto a breve la metterò. Poi ci tenevo a dire come c'è la dinamica di questa partita. Allora, io il giorno prima, dato che mi mancava solo il Black Cell, mi mancava tipo un Talon o Cerberus, sono stato fino a tarda notte a cercare una partita con un Talon o Cerberus, e tutte le volte che trovavo una partita dove chiamavano Talon o Cerberus non riuscivo mai a distruggerli, perché o mi uccidevano sempre oppure me ne fregavano i compagni o esplodevano da soli, quindi non c'era proprio verso di distruggerlo. Quindi sono andato a letto proprio con l'amaro in bocca, perché per un aggeggino volante del cavolo non sono riuscito a ottenere la Dark Matter. La mattina dopo, dato che erano le vacanze di Pasqua, la mattina dopo mi sono svegliato alla prima partita che ho fatto, la prima che è questa, ho ottenuto la Dark Matter. Quindi, se c'è, vi dico subito, se c'è un periodo, una serie di partite in cui non riuscite proprio a fare una cosa, abbandonate l'obiettivo, perseguitene un altro, perché lo farete con calma dopo, in un secondo momento. Bene, allora, iniziando a parlare di come mi sono trovato a sbloccare questa mimetica, allora parto col dire che ci sono stato abbastanza, soprattutto con i pompa e i lanciarazzi. Col coltellino, stranamente, non ho avuto problemi, non mi ricordo che modalità ho fatto, mi sembra salvaguardia per il coltellino sia la migliore. Perché li prendevo da dietro, giravo nel loro spawn e li prendevo da dietro, e in quel modo riuscivo a fare i sanguinari. I pompa sono stati la cosa più difficile, ma non i pompa tutti. Un pompa mi ha fatto veramente imbestialire, che è l'Eyemaker, ragazzi. Cioè, non riuscivo a fare i sanguinari. Ho provato in tutte le modalità di tutto il gioco, in tutte le lobby possibili, non riuscivo a fare i sanguinari. L'ho fatto una volta per caso, l'ultimo sanguinario l'ho fatto una volta per caso raccogliendolo da terra, quindi immaginatevi quanto sclero ho dovuto, quanto abbia dovuto sclerare per ottenere questa mimetica. Ci tengo a precisare che comunque, se il gameplay risulta non bellissimo, è perché proprio era la prima partita della mattina, e come potete vedere nei primi minuti del video la mira andava un po' per i fatti suoi. Comunque, ero rimasto ad Eyemaker. E comunque, dopo l'Eyemaker, gli altri pompa li ho fatti abbastanza velocemente. Ecco, adesso metto l'interfaccia. Poi, con il resto delle armi, mi sono trovato abbastanza bene. Per le pistole, sono andato su veterano. Poi cosa c'è? Fucile d'assalto. Beh, le primarie comunque le fai sul nucleo. Ho fatto Nuketown, le ho fatte in poco tempo. Più che altro è stato noioso sbloccare tutte le volte i colpi alla testa per le armi che non avevo mai usato. E lì è stato veramente noioso. Comunque, fra poco vi porterò anche un video sugli specialisti, perché come potete vedere in questa lobby sto usando lo Shite. Come si chiama? No, il Reaper Shite. Non mi ricordo. Mi confondo fra l'arma che utilizza e il nome dello specialista. Comunque, il robot sto usando è perché mi manca lui e mi mancava lui e il Purifer da lui, ecco appunto, vedi, ho confuso. Lui e il Firebreak da sbloccare. E ora ho finito il Reaper e mi manca soltanto il Firebreak, e il video lo farò uscire fra poco. Comunque, parlando della Dark Matter, un paio di consigli che vi do è, come aveva detto anche Velox in un suo video, cercare, lo so che è un po' noioso, però se proprio volete ottenerla velocemente, dovete fare nello stesso, diciamo, nello stesso momento tutte
la stessa tipologia di armi, cioè se dovete fare oro i fucili d'assalto, fate solo quelli, non fate un po', un po' fucili d'assalto, un po' mitragliette, un po' pompa, perché hanno una... tutte le armi si gestiscono in modo diverso, soprattutto se sono di diverso tipo. Quindi, avendo per esempio preso la mano con pompa, andate avanti con il pompa, non fate le altre armi. Per le pistole vi consiglio di andare su un veterano, perché lo fate in modo molto più veloce. Le mitragliette sono, secondo me, la classe più, cioè il tipo di armi più forte del gioco, quindi se proprio non siete dei nabbi, le dovreste fare in qualsiasi modalità. Ecco, lì c'è il Talon che mi ha ucciso. Ecco il momento in cui prendo la Dark Matter, vi lascio il video in questo momento. Eccola là, l'oro, materia oscura finalmente. Ci ho messo circa, cioè da quando ho cominciato il gioco, ho provato fin da subito a prendere la Dark Matter, solo che non giocandoci spesso, l'ho presa soltanto adesso. Poi vabbè, non è che sono un fenomeno a questo gioco, quindi è normale che ci abbia messo un po' più rispetto agli altri, però essendo che adesso l'ho presa anch'io, mi sento magari in grado di darvi dei consigli. I mitraglioni fateli, vabbè, i mitraglioni si fanno anch'essi su qualsiasi modalità. Per il coltellino usate, cercate delle, cioè non sarà facile fare il coltellino perché ovviamente non avendo un'arma da fuoco, dovrete, diciamo, nascondervi dietro gli angoli un po' camperando, aspettare il nemico. Ci vorrà un po' per prendere la mano col coltellino, anche perché bisogna prendere i giusti tempi, perché magari la coltellata va a vuoto e vi uccidono e voi sclerate perché la coltellata non è entrata, ma in realtà eravate a 1 cm e l'avete preso e comunque il gioco non vi ha dato la kill. Il coltellino, diciamo, è un po' noioso. Comunque si fa anche quello senza problemi. Allora, non vi consiglio di farlo su veterano perché appena vi sputano morite con il coltellino, mentre con il coltellino è utile essere sul nucleo perché magari siete vicino al nemico, lui comincia a spararvi, però non fa in tempo a uccidervi che voi l'avete già accoltellato. Ecco, poi con il coltellino usate silenzio di tomba, propulsione furtiva e tracciante, che secondo me sono fondamentali per fare quest'arma oro, che alla fine sì, oro e diamante. Diamante per il coltellino la si prende sbloccando tutte le mimetiche, oro per le armi secondarie. Per i pompa, ecco, anche i pompa alcuni li ho fatti su veterano, perché shottavano di più, per il semplice motivo che shottavano di più. Poi io mi trovo molto bene sul veterano, perché sono rapido con le mani, ma non riesco a tenere bene la mira ferma su un obiettivo, quindi su un nucleo magari riesco a sparargli per primo al nemico, però la mia mira fa un po' schifo e lui è, il nemico avendo la mira più stabile poi mi uccide anche a me. Cioè mi uccide me prima che uccida lui. Poi, per quanto riguarda i cecchini, io sinceramente non mi sono trovato molto in difficoltà, mentre i miei amici con i quali mi sono confrontato hanno avuto parecchie difficoltà e ci hanno perso parecchio tempo. Quello che vi consiglio, se non sapete fare quickscope o comunque se non siete molto abili ad andare a giro con il cecchino, è quello purtroppo di camperare. È l'unica soluzione per fare i cecchini se non siete phase. Comunque, questi erano un po' i consigli principali per raggiungere la Dark Matter. Non scordatevi di lasciare un like, scrivete un commento se avete qualcosa da dirmi o una richiesta da farmi. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!